Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del notiziario sportivo di Media 24, il TGM Sport Friuli Venezia Giulia. L'annuncio di Giampaolo Zanotel sulla ripartenza dal campionato di promozione del nuovo sodalizio che prenderà il posto del Pordenone Calcio fa discutere e a tanti non piace assolutamente. A margine, sui social, comincia già a serpeggiare il malumore per la stagione che verrà. Motivo? L'inserimento in surplus d'ufficio deciso a Roma del nuovo Pordenone. Guardiamo cosa sta succedendo. Nelle ultime ore il tam tam attraverso i social e le chat di WhatsApp del calcio regionale si è fatto insistente. Le polemiche non hanno tardato a svilupparsi. C'è chi richiede che il nuovo sodalizio nauniano sia collocato nella terza categoria, che verrà ripristinata proprio nella prossima stagione sportiva. Regolamento alla mano, il caso è complicato perché non risulta esserci una regola precisa da applicare in situazioni del genere, anche perché l'iniziativa che è stata promossa da Giampaolo Zanotel rappresenta una nuova società con un codice di affiliazione diverso da quello del Pordenone Calcio dell'ex presidente Mauro Lovisa. L'articolo 13,2 dello Statuto della Federcalcio, dedicato all'ordinamento del gioco e dei campionati, dice che la FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le leghe interessate e sentite le componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, decide sull'assegnazione del titolo di campione e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie, assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale. È dunque la Federcalcio che decide e per prassi, le società che hanno preso il posto dei sodalizi falliti o comunque spariti sono sempre ripartite dalle ultime categorie. Prassi però non significa necessariamente norma da legge da applicare. In questo caso appare chiaro che, contrariamente al dettaglio giurisprudenziale, la prassi è diventata fonte di diritto. Per prassi amministrativa si intende la condotta uniforme di alcuni uffici, prodotta in seguito ad un processo di standardizzazione di certi procedimenti amministrativi ed osservata in quanto ritenuta la più adatta ed opportuna, senza tuttavia ritenerla doverosa ed obbligatoria. In Friuli Venezia Giulia, la storia recente dice che sono tutte ripartite dalla categoria più bassa piazze storiche come Sacilese, Manzanese, Cormonese, due volte l'UFM Monfalcone. Ci sono però diversi esempi di società iscritte in sovrannumero in categoria più alte. Atalanta e Juventus hanno iscritto le proprie formazioni Under 23 alla Serie C. In questo caso il codice societario è lo stesso, così come capita per la squadra B del Torre di Pordenone, in seconda categoria. Inoltre, appare evidente che proprio il termine piazza rappresenta un elemento rilevante, perché un patrimonio di passione sportiva e di interesse generale va sempre preservato dalle istituzioni. In caso della Reggina, del Parma e di altre società di alto profilo sono sotto gli occhi di tutti e sono tutte ripartite da categorie ben superiori rispetto alla terza. Per conto, il Chievo Verona è ripartito dalla terza categoria. Insomma, la regola non c'è e la prassi dice che il Pordenone dovrebbe ripartire, forse, dalla terza, giocando in ogni caso al Velodromo Bottecchia. Allora, questo percorso di avvicinamento a questa serata è nato, posso dirlo, credo a settembre scorso. A settembre scorso abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione comunale e cui abbiamo raccontato quello che era poi in animo, quello che volevamo fare. Voglio anche fare una considerazione di carattere generale. Chi sa di sport, chi segue lo sport, non solo nei campi ma anche fuori, sa che il mondo è cambiato anche nell'ambito sportivo. Tutte quelle che sono le riforme che in qualche modo stanno prendendo piede hanno rivoluzionato tutto quello che è l'attività sportiva e obbligheranno a chi fa sport a farlo in maniera totalmente diversa. E questo è un fatto conclamato ed è inutile pensare che non sia assolutamente così. Quindi anche quello che andremo a fare avrà delle dinamiche diverse. Tant'è che il progetto
questo penso di poterlo dire, è un progetto ad ampio respiro che vede una città, in qualche maniera il brand Pordenone proiettato su un mondo sportivo dove non c'è soltanto il calcio, ci sono un sacco di cose. Ma bisogna partire dal calcio, perché il calcio è l'elemento trainante. Tutti quelli che siete qua, per quanto sportivi, credo che interessi un po' meno il volley o il basket, credo che vi interessi il calcio, no? Per cui parliamo di calcio. Quindi parliamo di calcio, parliamo di una società che deve ripartire, e deve ripartire con delle ambizioni, ma anche con i piedi per terra. Per cui al tempo, quando ci siamo trovati con l'amministrazione, abbiamo fatto una considerazione molto banale, abbiamo detto se vogliamo ripartire abbiamo bisogno dell'appoggio dell'amministrazione comunale, ma abbiamo bisogno anche che la federazione ci aiuti e ci consenta di partire non proprio dall'ultima delle categorie, con tutto rispetto per l'ultima delle categorie. Sono due situazioni che hanno trovato la loro realizzazione. L'amministrazione, devo dire la verità, si è dimostrata assolutamente di grande disponibilità. La federazione ugualmente, per cui la squadra ripartirà dalla promozione. Esattamente per tutti come 20 anni fa. Esatto. Non è cambiato niente. È come un gioco dell'oca, no? Beh, ricomincia dall'inizio. E ricominceremo da capo. Non è questo un problema. È vero che gli anni sono passati, sono cambiate tante cose, le strutture sono tutt'altra cosa rispetto a quel tempo, su questo non c'è ombra di dubbio, e sono convinto che questo ci aiuterà. Quindi la sostanza è una squadra, passatemi il termine, ma giusto per stare in argomento, gli imprenditori del Pordenonese ha deciso di mettersi assieme e far ripartire la società di calcio, con l'ambizione di avere un settore giovanile importante, di avere una prima squadra immediatamente all'altezza, con un'ambizione, perché qui è inutile che ce lo neghiamo, Pordenone è un po', con tutto rispetto alla categoria, ma vuole stare in promozione, su questo non c'è ombra di dubbio. Sarà un percorso a tappe, sarà un percorso dove misureremo risorse, possibilità e quant'altro, ma l'obiettivo è evidente, tornare a situazioni di assoluto interesse anche in termini di visibilità. Non fatemi dire cosa, perché quanta scaramanzia non sarebbe giusto e corretto. Però sicuramente con un progetto ambizioso. Siamo rimasti in questi mesi sotto traccia, credo anche giustamente, i campionati erano in corso, tuttora non sono stati ultimati, sono forse stato per Alberto Bortolotto, dov'è che non lo vedo. Eccoci qua, forse non avrei, ancora non sarei, non avrei ritenuto di parlare, ma insomma lui ha insistito, mi sembrava anche giusto, poi quando mi dice che ci siete, che ci sono anche i tifosi, insomma non potevo certo negare la mia presenza. Quindi a questo punto quello che vi chiedo, quello che vi dico è: la società ripartirà, la squadra ripartirà dalla promozione, sicuramente un progetto ambizioso. Nei prossimi giorni renderemo anche partecipi tutti quanti voi di quello che sarà la struttura, di quello che sarà l'allenatore, di quello che sarà in qualche maniera l'organico. Ci piacerebbe riportare a Pordenone coloro i quali negli anni hanno dimostrato attaccamento ai colori, alla società, a tutti i valori che poi hanno consentito anche di ottenere quei risultati di cui si parlava prima. Quindi prima di tutto portare qui, a far parte di questa iniziativa, passatemi il termine un po' roboante, ma rende l'idea, uomini veri, gente che ci tiene alla città e che sa cosa vuol dire portare in qualche maniera sulle spalle i colori nero-verdi. Questa è la cosa assolutamente importante. Quindi nelle prossime settimane saremo sicuramente più espliciti, daremo tutte le indicazioni del caso, faremo nomi, cognomi, funzioni, organigramma, tutto quello che è da fare.
sembra giusto e corretto però aspettare la chiusura della stagione, c'è ancora una partita, per cui insomma nel rispetto di tutti coloro i quali sono ancora impegnati nei campi e nei loro impegni, credo che sia un giusto atteggiamento. Per il resto auguro a tutti, al sottoscritto per primo che di nuovo inizia con questa storia, in qualche maniera di essere all'altezza dell'impegno, a tutti voi chiedo di esserci vicini, numerosi come siete adesso, magari anche di più. Magari non andrà benissimo, di avere un attimo di pazienza, perché ripeto, col tipo di figure che arriveranno a Pordenone sono certo che alla fine i risultati verranno in assoluto. Dove si gioca? Questa è una bella domanda. Allora, inizialmente, allora non vi racconto tutta la cronistoria, poi della storia degli impianti se vorrà sarà l'assessore che vi dirà qualcosa, piuttosto che Emanuele lo perfido. È evidente che è un ritorno all'inizio, no? Quindi il Bottecchia riapre. Particolarmente sono assolutamente contento che lo sia. È evidente, qui faccio un'altra considerazione, se permettete, un po' anche forse scontata, però nel raggio di 10 km abbiamo impianti che non esistono in mezzo Italia. Questa è una zona che non può avere una società all'altezza di quello che sono le strutture, di quelle che la presenza, di quello che vedo anche stasera qui e anche dell'impegno che ci sta mettendo l'amministrazione comunale, sia ben chiaro. Quindi, torno a dire, partiremo al Bottecchia. Io spero che presto il Bottecchia magari sarà troppo piccolo per ospitare qualcosa di più. Ma nel frattempo credo che il Bottecchia sia lo stadio perfetto per una squadra perfetta. Intanto noi di Calcio FVG prendiamo la palla al balzo e lanciamo un sondaggio per interagire proprio per voi e capire che cosa ne pensate al riguardo. Su www.calcioFVGlive potete esprimere il vostro consenso. Rimanendo proprio nel campionato di promozione, non è neanche terminato che già imperversa il calciomercato. Guardiamo cosa sta succedendo, compreso a Fontana Fredda. Il Corva Calcio volta pagina. Ottenuta la salvezza in promozione, dopo un avvio difficile, la società ripartirà con un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Non rimarranno quindi né Cristian Poletto né Gabriele Dorigo, che non hanno trovato un accordo con la proprietà per poter proseguire assieme il cammino. L'uomo mercato lascia dopo aver contribuito a consolidare la prima squadra in categoria, sfiorando i play-off la scorsa stagione. Sotto le aspettative il torneo che si è chiuso pochi giorni fa, comunque raddrizzato grazie a un buon mercato di dicembre e all'arrivo di Dodo Dorigo in panchina. Anche quest'ultimo esce di scena dai biancazzurri e al suo posto dovrebbe arrivare Giovanni Mussoletto, che tornerebbe in promozione dopo due stagioni. Un campionato che conosce, che ha vinto proprio con quel maniaco Vaillant che ha salvato in eccellenza nella passata stagione e con cui sta lottando per mantenerlo nella massima categoria regionale. Molto probabile il ritorno a Corva in qualità di team manager di Massimo Lombardo, attualmente alla Cordenonese 3S. Tutt'altra situazione invece alla Virtus Roveredo, con il presidente Emanuele Cusin che conferma sia il direttore sportivo sia l'allenatore. Lavoreranno ancora in prima squadra Mirko Buonocore e Filippo Pessot, reduci dalla seconda buona stagione in coppia in prima categoria. Sempre in promozione poi, non escluso che sulla panchina del Calcio Aviano rimanga seduto Gianluca Stoico, il quale, dopo aver salvato miracolosamente i gialloneri, potrebbe essere valutato dal Fontana Fredda come successore di Fabio Campaner, se come pare passerà alla corte del nuovo Pordenone. A Torre invece avanti tutta ancora con Michele Giordano, che è in viola dal 2010 e autore di un finale di campionato scintillante con 4 vittorie di fila e la fare il settimo posto. In categoria superiore sempre calda la voce che vede Massimo Muzzin prendere in mano il Fiume Veneto Bannia. Per lui si tratterebbe del rientro in pista dopo un anno sabbatico.
Parliamo adesso di calcio femminile perché sono in fase di svolgimento le semifinali play-off di promozione al campionato di Serie C. Vince di forza il Sarone Caneva femminile, brutta sconfitta per il Portogruaro che si arrende alla Real Vicenza. Servizio. Il Sarone Caneva femminile si aggiudica il primo round delle semifinali dei play-off promozione in Serie C. Al comunale di Caneva, l'11 allenato da mister Giancarlo Maggio, soffre la qualità dell'ostica formazione ospite ma riesce nell'intento di superare 2-1 l'Oppeano Woman. A sbloccare la gara nella prima frazione di gioco è la giocata balistica della DS locale Lorena Polzot e poi un acuto del numero 9 Veneto Zoppi a ristabilire la parità. Nella ripresa il sigillo di Anna Del Frate a regalare il successo che permette alle cave di guardare con fiducia alla gara di ritorno in programma a campo invertito domenica 12 maggio alle ore 16:30. Nell'altra semifinale, pesante sconfitta 4-0 a Vicenza per il Portogruaro calcio femminile. Il Real femminile, fresco di vittoria in Coppa Italia proprio contro le pordenonesi del Sarone Caneva, rifilano ben 4 reti alle ragazze allenate da coach Chiara Orlando. Rosa Granata, chiamata adesso ad un'impresa difficile ma non impossibile nella gara di ritorno in programma domenica 12 allo Stadio Mecchia di Portogruaro. Recuperare 4 gol nel match di ritorno non sarà facile. Al di là di come andrà a finire, a queste ragazze resta il merito di aver dimostrato durante tutta la stagione di essere un team di grinta e talento, superando ogni aspettativa nonostante la giovane età. In caso di pareggio di gol tra andata e ritorno si va ai tempi supplementari. Se la parità persiste si qualifica in finale la squadra meglio classificata in campionato. La finale play-off a gara unica è in programma domenica 19 maggio alle ore 16:30 in campo neutro con eventuali supplementari e calci di rigori. Al secondo turno dei play-off Real Vicenza e Sarone Caneva avevano eliminato nei quarti di finale rispettivamente Villa Franchese e Dolomiti Bellunesi. Oppeano Woman e Portogruaro Calcio Femminile qualificate di diritto per aver vinto i gironi di regular season. La speranza per tutti gli appassionati di calcio femminile è vedere in finale giocarsi la promozione in Serie C proprio il Portogruaro Calcio Femminile ed il Sarone Caneva Femminile. Semifinale di andata dei playoff, il Portogruaro fa visita al Real Vicenza sul sintetico delle locali. Un minuto di raccoglimento prima della partita per Domenico Molin, storico magazziniere portogruarese scomparso il 30 aprile. Primo tempo di marca vicentina, vedete qui dopo 2 minuti scende a destra Stocchero, il suo tiro colpisce il palo ma era tutto fermo per un colpo subito da Spadotto. Decimo minuto, calcio d'angolo e colpo di testa di Cipolletti a centro area. L'1-0 per le ragazze di Dalla Pozza che vedete esulta nella parte bassa dello schermo inquadrato. Quinto gol in stagione per la classe 95. Risposta delle Porto al quarto d'ora, ci prova Zuccolin. Alto. 17esimo, recupera palla De Muri, si invola solo davanti a Spadotto che è bravissima con il piede a bloccare l'occasione. Poi Zuccolin allontana. Non sarà l'ultima parata importante di Spadotto in questa partita. Sul fronte opposto il sinistro di Rajkovi bloccato da Dalla Via e al 23esimo ancora Rajkovi con un tiro per la verità episodico che però registriamo come il primo tiro in porta delle Granata. Arriviamo così al 28esimo, si invola Stocchero con l'esterno, batte Spadotto, è il 2-0 per il Real Vicenza, 16esimo gol in stagione per la classe 2001, troppo spazio per Stocchero che insacca con eleganza d'esterno. Si vede il Porto poi con Rajkovi, siamo alla mezz'ora, il suo destro è bloccato da Dalla Via e poco dopo Spadotto esce sulla punizione di Stella. Al 36esimo Precai ha un'occasione di testa ma arriviamo al 43esimo De Muri al tempo per aggiustarsi il pallone sul destro ed era la più attesa, la numero 11 locale già autrice di 52 gol in stagione, questo è il 53esimo per la classe 2006. Con l'immagine di Gabriele Zoi andiamo nella ripresa, Portogruaro che parte da uno 0-3 ma vedremo è tutta un'altra squadra, qui cross di Durigon spizza Tollardo, non riesce però a trovare lo specchio. Un minuto dopo
Punizione di Durigone, traversa, colpita in pieno e non ci sarebbe arrivata dalla via. Sfortunato anche il portoghese. Nono minuto, Rajkovic percussione, si dimentica però il pallone sul più bello. Da apprezzare la reazione del portoghese, che però lascia spazi in difesa. Qui grande Spadotto, ancora una volta su De Muri e poi Costantini sulla linea. Allontana al 23esimo, anche buona occasione per Rajkovic che tira centralmente, ne è presente nelle immagini. E arriviamo così al 29esimo. Arriviamo così al 29esimo con la buona occasione per Prekaj, che si muove al limite dell'area, ma dalla via si distende sulla propria destra, decisiva in questa occasione la numero 1 vicentina. Poi grandi proteste qui del portogruaro per un presunto fallo su Rajkovic. Eravamo alla mezz'ora, sul ribaltamento di fronte De Muri, vedete Spadotto anche stavolta salvifica, tiene il 3-0 a favore delle vicentine. Spadotto, buona qui il movimento di Prekaj al 34esimo, Veronica su Oklo, ma dalla via non si fa sorprendere. Arriviamo così al 43esimo, infortunio della difesa granata ed è 4-0 con la doppietta di De Muri, 54 con in stagione, numeri veramente pazzeschi per lei. E al 45esimo la conclusione di Stella a botta sicura, trova il palo. 10 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, in cui c'è questa conclusione, vedete, di De Muri sulla linea, salva Durigon. Finisce 4-0, risultato eloquente. Il portoghese però ha ancora una gara di ritorno per provare a dire la propria. Un saluto da Davide Gasparotti. Sì, è stata una partita difficile, nonostante che il risultato per il momento ci sta sorridendo, però abbiamo trovato una buona squadra, una squadra che gioca al calcio, e credo che il nostro merito sia stato quello di aver tirato fuori una grossissima prestazione. Forse abbiamo peccato un po' in avanti, potevamo forse fare qualche gol in più, però devo dire che le ragazze hanno tenuto il campo per 90 minuti molto bene contro una squadra molto, molto forte. Quindi questo credo faccia onore a noi e fa onore anche al portoghese. È stata una bellissima partita, forse vorrei quasi dire di categoria superiore. E adesso dobbiamo azzerare tutto, cancellare tutto e pensare di prepararci bene questa settimana, perché penso che domenica prossima sarà un'altra grande battaglia. C'è da fare i complimenti a Real Vicenza, che è una squadra ben organizzata, che ha mostrato la superiorità a livello di singoli, a livello di reparto, quindi insomma 4-0 non lascia tanto spazio alle parole, quindi complimenti all'avversario e niente, un plauso alla stagione delle ragazze che terminerà probabilmente domenica prossima al Mecchia. Cercheremo di far insomma valere come l'aspetto di casa, ecco, per terminare al meglio l'anno. Continua il sogno Serie A per il Pordenone Calcio a 5. I ramarri infatti sbancano ancora il Palamaser e si aggiudicano cara uno dei playoff. Un Pordenone Calcio a 5 quasi perfetto si aggiudica il match di andata dei playoff promozione in Serie A della divisione di calcio a 5 contro i trevigiani dello Sporting Altamarca, formazione certamente più quotata nel panorama del futsal italiano rispetto ai pordenonesi. Sono i sigilli di Bortolin, di Stendler e di Ziberi a firmare l'impresa, per la seconda volta in stagione tra l'altro, che porta avanti in Verdi nel doppio confronto proprio con lo Sporting Altamarca. Al Palamaser finisce quindi 3-1 a favore dei ramarri, un vantaggio che il Pordenone Calcio a 5 dovrà assolutamente confermare nella gara di ritorno in programma sabato 11 maggio alle ore 16 in un palaflora di Torre di Pordenone che si prevede gremito in ogni ordine di posto. Per gli uomini di coach Marco Arvatin è concesso anche perdere, ma al massimo con un gol di scarto per superare il turno. A parità di reti, nel doppio confronto, si qualifica la squadra col miglior piazzamento nella regular season.
Negli spareggi di promozione per accedere in Serie B, vittoria di forza della Dinamo Gorizia ai danni di un Inter MEC Cordenonza apparsa leggermente più spenta. Ci racconta tutto come sempre Marco Bisiak da Gorizia. La Dinamo Gorizia continua a sognare il salto nella Serie B di basket. Lo fa dopo aver cominciato con il piede giusto la finale playoff di Serie C maschile contro la Inter MEC Cordenonza, battuta in gara 1 alla Stella Matutina di Gorizia per 74-62. Decisiva una prova collettiva di alto livello, con Colli che è stato il miglior realizzatore con i suoi 27 punti, seguito da Cestaro a quota 12 e unico in doppia cifra degli altri. E soprattutto la difesa, che nel secondo tempo ha girato un paio di viti e serrato le fila concedendo a Cordenonza appena 19 punti. E dire che la partita non era iniziata affatto bene per i goriziani di coach Tomasi, visto che gli ospiti erano partiti davvero forte portandosi sul 7-2 dopo 2 minuti di gioco e che poco dopo la Dinamo ha visto uscire Luis per una distorsione alla caviglia. Poteva essere un duro colpo, invece Gorizia ha trovato la forza di reagire e restare in scia a Cordenonza, che non si è fermata ma è andata almeno in riposo iniziale davanti solo di un punto sul 23-22. Una nuova sgasata di Pordenonesi è valsa un allungo più deciso nel secondo quarto, chiuso a più 8 a 43-35, e ad inizio ripresa la gara sembrava indirizzata con il divario arrivato a toccare la doppia cifra. Un'illusione per Cordenonza, visto che la Dinamo si è aggrappata a Colli e ha messo a segno un parziale importante e una volta raggiunto il pareggio a quota 45 non si è più voltata indietro, scappando fino al più 10 con Schina. Non ancora il colpo del KO per una Inter MEC tostissima che è rimasta in partita, ma alla fine ha dovuto cedere ancora ai canestri di Colli ed una Dinamo dal sangue freddo. Siamo molto contenti, è stata una gara difficilissima che abbiamo portato a casa da grande squadra, dice il presidente della Dinamo Gorizia Tiziano Palumbo. In particolare mi è piaciuto il carattere dei ragazzi nei momenti delicati del match. Sappiamo però che la serie è tutt'altro che chiusa, il proseguo sarà complicato e dovremo ripeterci. L'occasione arriva subito, mercoledì sera con gara 2, questa volta in casa di Cordenonza. Anche per questa sera è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi. TGM Sport Friuli Venezia Giulia torna domani sera dopo il telegiornale condotto dalla collega Claudia Stefani. Intanto non andate via perché dopo la pubblicità Barbara Castellini vi condurrà in un nuovo episodio di The Factory e a seguire il campionato di promozione, il girone B tra Pro Cervignano Muscoli e Trieste Victory. Una buona serata.